ci siamo subito tirati fuori, nel senso che avevamo perso contro l'Alessandria pur giocando bene, e oggi con un campo difficile, una partita vinta veramente l'ennesima con il cuore del gruppo e del bel gruppo che siamo felicissimi. Personalmente sono contento del mio primo gol in casa, del secondo stagionale. Però, come ho detto già prima, sono contento del lavoro che ho fatto per la squadra e poi sono stato premiato con il gol. Noi giochiamo sempre a due, poi o giochiamo due punte o giochiamo con trequartista e una punta. Comunque, io mi trovo bene con tutte e due, perché con tutte e tre, anzi, c'è anche Paolo che mi dispiace, la vittoria è dedicata anche a lui, perché speriamo che rientri il prima possibile. Comunque, io mi trovo bene con tutte e due, il mister fa le sue scelte e noi dobbiamo farci trovare pronti. Sono contento io e mi trovo bene con la squadra, con il gruppo, perché veramente non è facile avere dei gruppi importanti e trovarsi bene. Io sono contento che noi abbiamo questo gruppo anche fuori il campo, perché siamo sempre insieme e andiamo avanti, vediamo come va. Considerando risposte molto positive alla società che ti aveva fortemente voluto, no? Fin dalle prime battute dell'estate. Sì, io sono contento di essere uno qua personalmente, perché ci tenevo a tornare. E poi loro, il direttore mi chiama da tanto tempo, e poi ho firmato con il Pescara e sono venuto in prestito qua, ma sono contentissimo perché voglio crescere e voglio far bene con questa maglia. Senti, per chi è questo secondo gol? Ma per me faccio tanti sacrifici e me lo dedico questa volta, me lo merito. La mia prima per me significa tanto, perché ho lavorato tanto per questo punto. È arrivato il mio chance, spero che ho fatto bene per la squadra, bene per me. Purtroppo sì, sono venuti i 3 punti e quelli sono importanti, ma il mio lavoro è no, di non prendere gol. Purtroppo alla fine abbiamo preso gol, abbiamo preso un po' di azioni sotto pressione, ma comunque si vede che quello che facciamo durante la settimana sta uscendo durante la partita, e anche oggi su un campo così difficilissimo. Abbiamo lavorato tanto insieme, abbiamo lottato per noi stessi, io il lavoro che faccio io per la squadra, sono venuti 3 punti, quindi per l'esordio. Buona così. Il calcio è composto di tanti episodi, quelli che cambiano la partita. Dobbiamo stare più attenti, più esperti, con più esperienza su queste cose, per avere la cosa per far bene ogni partita e per prendere sempre quei 3 punti. Forse è un discorso di rilassatezza mentale, cioè quando Arezzo pensa di averla già vinta, forse la partita. Forse sì, ma noi eravamo un po', diciamo, il primo tempo, dopo 10 minuti si vede che è successo qualcosa. Infatti il mister ha cambiato la sistema pure, ha notato qualcosa lui. Dobbiamo migliorare le cose che dobbiamo fare durante tutti i 90 minuti.